Amici a quattro zampe non trovano pace a Pescara. Sono 38 i cani che presto dovranno lasciare la struttura di Via Raiale gestita dalla Lega del Cane per essere trasferiti al canile di Civitella Casanova. Alla base della questione ci sarebbe una serie di non conformità denunciate dall'amministrazione Masci, in particolare dall'assessore Dinisio, che ha anche previsto, si legge in un comunicato, un contributo per favorire l'adozione. Tra le irregolarità evidenziate la gestione degli ingressi e delle uscite, ma intanto la Lega del Cane pare abbia già chiarito la sua posizione nei confronti della ASL, anche se resta prescritto il trasferimento degli amici a quattro zampe entro il 31 dicembre. La Lega del Cane promette assoluta chiarezza, ma si riserva di presentare motivazioni e documenti in sede di conferenza stampa che verrà fissata nei prossimi giorni. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto una seduta della Commissione Controllo e Garanzia convocata per il prossimo 12 ottobre. Il fatto che Pescara appunto debba procedere alla chiusura della propria struttura è una questione appunto molto grave che però nasconde l'incapacità di un'amministrazione, come abbiamo sempre denunciato nel corso di questi anni. Perché così come è successo con il comune di Spoltore, l'amministrazione cerca di nascondere le proprie responsabilità dando la colpa appunto a qualcun altro. Io so soltanto che la Lega del Cane finora non ha fatto altro che bene alla struttura di Via Raiale e soprattutto ai suoi ospiti, prendendosene cura con una, diciamo, partecipazione, con una passione da cui in primis l'assessore Dinisio avrebbe soltanto da imparare. Quindi è una questione che poteva essere in realtà risolta in tanti altri modi e il fatto che si sia scelta la strada più, diciamo, sbrigativa, ma quella più brutale, dimostra come non ci sia mai stata reale attenzione da parte della Giunta Masci rispetto a questo tema. E sulla storia del canile nuovo? Per la prima volta sarebbero potuti arrivare centinaia di migliaia di euro da mettere a disposizione appunto della realizzazione di una nuova struttura, ma il vero errore è stato quello di puntare tutto su questa unica soluzione, nonostante si conoscessero le tante difficoltà e l'ostracismo da parte del comune di Spoltore, senza predisporre una soluzione alternativa. Quindi ora ci troviamo nel paradosso di una situazione peggiore di quella che la Giunta Masci ha ereditato 4 anni fa, in cui non c'è una soluzione appunto per i nostri amici a quattro zampe e l'unica struttura al momento disponibile, quella di Via Raiale, viene chiusa, imputando delle responsabilità a destra e manca, ma nascondendo invece l'unica vera responsabilità, che è quella del Comune di Pescara.